Ciao a tutti, io sono Nelirfa e oggi mi trovo su New World. Oggi andremo a vedere quali sono i migliori abbinamenti di armi per poter livellare più velocemente possibile. In New World i giocatori possono impugnare fino a due set di armi. Puoi guadagnare fino a 19 punti abilità attraverso l'utilizzo di esse. Questi ti consentono di sbloccare fino a 6 abilità attive e circa 30 passive in due diversi alberi delle abilità per ogni arma. Le armi in New World rientrano in una delle quattro diverse categorie, quindi a una mano, a due mani, a distanza e magiche. Tutte le armi ottengono danni bonus da diverse combinazioni di attributi. Come vi ho detto, adesso andremo a vedere i migliori abbinamenti di armi per poter livellare più velocemente possibile. Ascia grande più accetta. Con questa combinazione di armi dovrai mettere tutti i tuoi punti in forza. In questo modo riuscirai a fare enormi danni. Allora, bastone della vita più la spada. Questa si rivela una delle migliori combinazioni in quanto col bastone della vita ci si può curare, quindi è molto buono. E questa build prevede anche il fatto che non si va a consumare il mana. Lancia più moschetto. Con questo abbinamento invece abbiamo le trappole che sono molto utili anche in PvP. Poi abbiamo la skill bruciatura della polvere, che è davvero un ottimo dot, con il 300% di danni dell'arma. Bastone del fuoco più guanto di ghiaccio. Il bastone di fuoco è un'arma magica che consente a chi l'impugna di lanciare incantesimi e di attaccare a distanza. Ha delle skill molto forti che vanno a fare parecchi danni. Con questo set di armi diventerai un potentissimo mago e infliggerai danni AoE. Bastone di fuoco e guanto. Questi due sono un'ottima combinazione per il PvP. L'output del danno della staffa di fuoco è enorme. L'unico grande svantaggio di questa build è la quantità enorme di mana che si andrà a consumare. Quindi qui entra in gioco il guanto di ghiaccio. Infatti ha un'abilità chiamata Entombed, che aumenta il mana per un breve periodo. Dunque, arco più stocco. Questo abbinamento beneficia esclusivamente della destrezza. L'arma viene utilizzata per infliggere grandi danni ai nemici a distanza, seguita poi da un'arma solida che infligge molti danni da vicino. Queste due armi formano un'ottima combinazione per gli effetti del danno nel tempo. Questo è molto buono sia per quanto riguarda il PvE, ma anche il PvP. Gli effetti del danno nel tempo sono dati dal veleno e sanguinamento e possono essere una combinazione molto letale. Quindi, ragazzi, questi sono principalmente gli abbinamenti migliori per poter livellare. Naturalmente poi esistono altri tipi di build, ma sono dedicate magari al PvP o al PvE a livelli molto alti. Quindi per il momento queste riguardano appunto per riuscire a livellare più velocemente, quindi fare un maggior numero possibile di danni. Vi ringrazio di aver visto questo video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate tutte le campanelle perché arriveranno numerosi altri video. Vi invito nel frattempo anche a consultare tutti gli altri video nelle playlist di New World. Se avete delle domande, fatele qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!